Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi video di rientro da periodo di casino e ancora sono in mezzo al casino, però volevo fare un video un po' diverso dal solito, sempre che io non perda le robe, un video sulla mia postazione trucco, ovvero non è che vi faccio vedere come ho sistemato la mia postazione e il trucco, ma semplicemente una sorta di video dei preferiti e vi faccio vedere tutto quello che ho utilizzato durante il mese di febbraio. E praticamente io ho realizzato sulla scrivania una postazione dove ho messo tutte le cose che voglio usare, cioè smaltire, più che altro usare, che voglio far girare, e così mi impongo tutte le mattine di usarle perché non ho voglia di andare fino in bagno a prendere le altre robe, quindi mi metto tutto sulla scrivania e sfrutto quello che ho sulla scrivania in modo per certe cose di poterle anche smaltire. Quindi, al di là del fatto che non so più dove ho messo il rossetto, perché non so più dove l'ho messo, perché sono proprio suonata a livelli cosmici. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Allora, vabbè. Parto col farvi vedere il mio angoletto e tenete presente che la mia scrivania è una scrivania, nel senso che ci sono poche cose, nel senso giusto uno spazietto minuscolo per poter poter tenere i miei trucchi. Allora, questo è il mio angoletto, lì c'è lo specchio, la lampada e due portapennelli e poi ci sono i vari contenitori, vabbè, a parte il bollitore, la macchinetta del caffè, che quelli sono lì perché è tutto concentrato sulla scrivania. Comunque questo è, vedete, ho appunto questo contenitore dove tengo il correttore, le cose che non so, cose sfuse a random, poi qua c'ho le palette, i pennelli, la crema, l'acqua Evian, diciamo, la crema al contorno occhi, la crema per il viso e poi un altro cestinetto dell'IKEA con i matitoni colorati, i fondi e altre cose. Quindi qua ci sono praticamente le cose ingombranti che non riesco a far stare nelle altre cose, poi c'è il mio specchio con la luce e basta. Allora, non ho un senso compiuto per fare questo video, se non che tiro fuori le robe dai cestini vari. Allora, la cipria, Primed and Poreless, è sempre lei. Direi che ormai siamo quasi addirittura d'arrivo perché ne è rimasta abbastanza poca. Se riesco a farvi vedere la reale consistenza. Non lo so, vabbè, comunque è quasi, ne manca poco alla fine e comunque sono sicura che la ricomprerò perché niente è fantastico come la Primed and Poreless per me. Poi ho il gel per le sopracciglia, la Manga Brow per le sopracciglia che si è ridotta tantissimo e la uso da entrambi i lati a seconda del trucco che voglio fare, se magari appunto è più chiara e voglio definire di più uso la parte più scura, se no se è più scuro uso, vabbè. Avete capito? Poi ho la matitina nera che è decisamente terminata. Questo è l'ultimo pezzettino. Ho fatto una fatica a temperare la boia e poi inizia ad avere un odore che non mi piace. Quindi questa qua finirà nei terminati sicuramente. Mascara, questo qui della Physician Formula, l'Organic Wear che non so se riuscite a vedere l'effetto, a me piace tanto. Fa questo effetto cigliona che a me piace proprio tantissimo. Poi ho il primer potion, che io uso solo questo. Ne ho provati tanti, ma nulla mi tiene il trucco come il primer. Sì, aiuto. Come il primer potion. Poi ho i correttori. Allora, il Fake Up di Benefit che l'ho praticamente terminato, ormai è finito, ma nei giorni, e lo uso nei giorni in cui non ho proprio tantissimo da coprire. Ultimamente sono veramente cotta e uso tantissimo una combo fantastica di due correttori. Uno è il Select Moisture Cover Cache Cern. Questo me l'aveva consigliato Federica. Federez 79 nella tonalità NV25. Non so se riuscite a vederlo, che è questo qui aranciato.
è proprio correttore aranciato e va veramente a correggere, vedete nello spugnettino, c'è l'applicatore così, e va veramente a correggere le mie, il mio verde qua, e lo combatte tantissimo, a me piace veramente tanto. E sopra, per andare a illuminare e effettivamente eliminare un po' l'effetto arancio del correttore, sto utilizzando il Dream Mousse Concealer di Maybelline nella tonalità 02 Natural. Ed è proprio in mousse e dà una coprenza fuori dal normale. Potrebbe sembrare un po' salmone, diciamo, se uno lo vede, cioè se vede il tapino pensa, potrebbe pensare che è quello che è color salmone. In realtà no, è un beige normalissimo, chiarissimo, quindi va proprio a illuminare lo sguardo e a renderlo un pochino meno stanco, meno affaticato. Quindi a me sinceramente ora mi sta servendo tantissimo. Quindi la combo di questi due per me è il top del top. Poi sto provando la Magic Pencil di Nabla. Questa qui che mi ha regalato Alessia in un ultimo ordine che ho fatto dalla bioprofumeria. E me l'ha messo come omaggio all'interno e la ringrazio tantissimo perché sto riscoprendo una matita carinissima che a me piace molto di più di Perfettina, sinceramente, perché Perfettina è una tonalità ancora troppo chiara. E comunque mi segna veramente troppo il contorno labbra, mentre questa sfumata fa lo stesso effetto delle matite cerose, però comunque va a rendervi le labbra un pochino più canottose. Poi ho come eyeliner il 24 ore extra di Deborah, che sapete essere il mio preferito, e da quando l'hanno riformulato lo adoro al mille per mille, al di là dell'applicatore che è sincero, lo so, non riuscite a vederlo, ha una punta sottilissima che va mi permette di fare questa codina e poi non si tatua più sul labbro, sul labbro sì, vabbè, sulla palpebra, se prima lo mettevate la sera, lo struccavate, rimaneva il segno nero, ora si strucca da 10 e soprattutto qua, quelle volte che mi capita che l'ho mi lacrima e effettivamente non si va a sciogliere, mentre l'altro si andava a sciogliere, quindi per me è stata una scoperta validissima questa riformulazione di Deborah e lo comprerò penso sempre, anche perché il rapporto qualità-prezzo è sinceramente top. Poi ti ho messo le mini size di Bulgari. Uno me l'hanno regalato con l'ordine che ho fatto da Douglas, c'è la possibilità di scegliere i campioncini, ho scelto questo, e uno invece me l'ha regalato la Simon, ed è l'Omnia Crystalline di Bulgari. Questo è uno e l'ho praticamente finito, questo è l'altro. Non ti uccidere! Aiuto! E a me piace una marea questo profumo, è veramente, veramente buono. Vabbè, c'è chi dà fastidio l'odore del profumo, vedi Roberto. E per esempio lui odia tutti i profumi e non me li posso mettere quando c'è lui. Vabbè. Questo per quanto riguarda quello che ho nel cestino. Poi vabbè, i miei pennelli sono sempre i soliti, è inutile. Cioè, in effetti non ho mai più fatto video sui miei pennelli, magari potrei farne uno. Poi nel cestino, aiuto, aiuto, aiuto. Nel cestino questo qui dell'IKEA, piccolino, piccolino, tengo base in crema, e sono i matitoni di Kiko, questi qua della Daring Game. Io ho il 33, che è questo viola, come lo volete definire? A parte che l'ho ucciso stamattina, ci ho fatto un'unghiata, vabbè, comunque è un borgogna melanzana, so assai. So che ci sono molte discussioni per quanto riguarda questo, il colore di questo matitone. Poi c'è questo marrone freddo che è il 24. Poi ho questo perlato qui che è il numero 8. Non so se riuscite a vederlo. No, sole, non andare via ora, ti prego. E poi ho questo top un po' cangiante che è il numero 10. Sta andando via il sole. Poi sempre all'interno di questo mio cosino ho la terra di Essence, la Beach Cruisers, nella tonalità Life is a Beach. Poi ho questo blush di Deborah che
era in offerta Lanciola, non mi ricordo a che prezzo, che a me piace da morire, ed è questo colore che è il 16 fucsia, che ha anche Eliana, ed è bellissimo perché è un fucsia strepitoso, molto veritiero, setosissimo e dalla scrivenza fuori dal normale, guardate qua, è sfumato da questo effetto guanciottine sane. Perché quando uno parla di un blush ha l'idea di dire che dall'effetto guanciotte sane, non lo so, tutti i blush danno l'effetto guanciotte sane in effetti. Poi io ho sempre questo qui che mi ha regalato Agatha, il Mellow Wine di Wet n Wild, che è questo qui, e anche questo lo uso parecchio perché a me piace tantissimo, proprio tantissimo, a livelli stratosferici, astronomici. Devo accendere la luce perché sta morendo tutto quanto. Poi sto utilizzando, sto provando più che altro. Questo l'ho dovuto spostare perché mi si è rotto il bottino. Sto utilizzando le due CC Cream di Flormar. Una, questa qui verdolina, che ha l'odore di pistacchio, è fantastica. Ed è la CC Cream appunto di Flormar, correttiva dell'incarnato. E questa invece è quella illuminante, che è questo colorino rosa. Non so se si vede, così sembra più bianca, ma in realtà è rosa. E le sto amando queste CC cream, veramente sono pazzesche. Io non ho mai avuto una CC cream o una BB cream che mi permettesse davvero, se io volessi, anche se non lo faccio, non sempre almeno, se magari esco il weekend, sì, però quando sono al lavoro no, potrei anche non mettere la cipria perché si asciugano subito e diventano opache. Questo dà un effetto sano e questo invece va a levarmi, diciamo, un po' la cuperosa, uniforma un pochino di più. Però danno un bellissimo effetto. Io le sto amando e credo che al Cosmoprof, quando andrò al padiglione Flormar, le comprerò tutte e due o una sola, ora vedrò. Però una delle due sicuramente. Penso di propendere più verso quella verde, anche perché è quella che come odore mi piace di più. Poi ho i due Velvet Matte Cream Eyeshadow di Pupa, anzi, veramente ce ne avrebbe tre. Avrebbe, attenzione, se vado a pescare anche l'altro. E sarebbero il 500, che è questo il Borgogna che tutti conoscono ormai. Poi il 601, che è questo top violaceo. E poi, attenzione, battaglione, il 401 mi pare, no, il 500, no, il 500 l'ho detto, mamma mia, ho messo male, il 401 che è il nocciolino, anche questi li uso come base per i miei trucchi. Poi da utilizzare come se non ci fosse un domani, il New Moon e Utopia, che sono i due ombrettini in crema di Chanel, il lillino con i glitterazzi dorati, e New Moon è questo bronzo con i glitterazzi fucsia. E questo fa sempre parte di quelli che mi ha mandato Eliana e li sto utilizzando spessissimo perché mi piacciono proprio. E poi ho paura che mi si secchino e quindi li uso il più possibile. Poi sto usando, sempre da provare, io alterno tutti questi prodotti qua, sono una casinista, il Perfection Lumiere che mi ha mandato sempre Eliana da provare. Poi ho il Matte Lumiere che ho preso, che mi sono fatta dare da Pinalli, come campioncino da provare, e poi sempre il Velvet Lumiere nella tonalità 20, perché credo che quello di Eliana sia un pelino più scuro, tipo il 30, credo, se esiste, non la so, non so la numerazione, quindi Eli, se vuoi scriverlo qua sotto. E quindi li sto miscelando questi due qua insieme. Sono andata da Pinalli a prendere delle cose, ho detto, non è che per caso mi date un campioncino, loro sono state gentilissime, quindi andate da Pinalli, perché io veramente chiedere campioncini dei fondi e
E che ve li danno soprattutto, ci sono rimaste. Poi mi hanno dato proprio le giarine, cioè sono state carinissime. E niente. E poi ho provato anche la BB Cream di Benecos che mi ha mandato sempre Eliana e ce l'ho sempre qui. E diciamo che è sulla stessa strada della Sobio, quella normale come stile. Però a me l'odore non mi piace tantissimo, sinceramente. Lo trovo un pelino diverso rispetto, cioè non lo so, non evapora poi subito, però subito non è un odore che mi piace tantissimo, però comunque è una BB cream ottima e ripeto, la paragono tantissimo a questa qua normale di Benecos, non a quella più leggera, perché quella leggera, sì, di Benecos, di Sobio, perché quella più leggera fa ungere come pochi altri al mondo. Quindi, Simona 7, avevi ragione, quella lì fa sicuramente ungere. Però, visto che tu ti trovi così bene con quella di Benecos, ti posso assicurare che la BB Cream, quella normale, con la texture normale, è favolosa perché anche quella si asciuga subito e ha un effetto matte, istantaneo. Asciuga la pelle e la lascia, asciutta e non unta tutto il giorno. Quindi quella lì, anche come Benecos, te la posso consigliare veramente. Anche Eliana l'ha provata. E ha visto che quella più leggera, appunto, che avevi tu, non è il massimo perché ha le pelli grassi, paradossalmente. Qui ho fatto vedere tutto. Poi, sempre qui dentro, avevo due matitine, anzi tre per la precisione, le tre di Chanel, che sono queste tre. Quella scura, che è la numero 54 Amaranth, che io ho preso dopo che me l'ha fatta provare la Simon. Poi ho la Capucine, che è la numero 92, che è questo rosso qui, stile aragosta, aragosta di neve. Questo ora sembra un rosso, ma in realtà è la Cherry con Bougainville sopra. È cambiato, è andata via la luce, è diventato così, ma vi giuro che non è proprio rossiccia, vabbè, è lo stesso. E poi ho la numero 55 Fucsia, che è questa qui, proprio bella fucsia, fucsia, che può ricordare un po' la Fenicottero. E queste sono le matite che sto utilizzando per i vari rossetti che ho. Poi le palette che ho tirato fuori per il mio trucco in questo febbraio sono state la dupe della Naked 3, la solita, la Iconic 3 di Makeup Revolution, di Revolution Makeup, che è lei. Direi che è fedelissima. Poi la Comfort Zone di Wet n Wild, che è sempre lei. Poi il mio quad di MAC, il mio preferito in assoluto, quello, questo qua, che ha Club. Poi tu, oddio, c'è un vuoto di memoria di come si chiama questo. Amber Light Satin Top, e questo me l'ha regalato sempre Alessia per Natale. È Deep Damson, bellissimo Deep Damson, io veramente lo amo. Aveva ragione, lei mi ha scritto in un bigliettino una cosa carinissima e ha detto che quando lo utilizzava pensava come mi sarebbe stato. È un colore fantasmagorico. E io ve lo consiglio, guardate come scrive. Se vi piacciono se vi piacciono i borgogna, valutatelo perché è proprio bello. Poi l'altra palettina che io sto usando tanto e sto amando alla follia è la palettina di Chanel che ho preso, Tissé Cambon 228, ed è questa qui che ha questi colori che ormai, a parte lo specchietto che è bellissimo, e poi ha questi quattro colori fantasmagorici. Questo in realtà è meno rosa di come sembra, è più un pesca, pesca con dei riflessi dorati, un tortora, che diciamo è un pochino più chiaro rispetto al Satin Top, poi questo viola scuro 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 scuro, e poi questo bianco illuminante, che però in realtà è quasi un nocciola. Qui sembra bianchissimo, ma è più un nocciolino.
Ecco, il rosa è questo qua, ecco, così come lo vedete è fedelissimo. E questo qua però sembra bianco, ma non lo è un nocciolino chiarissimo. E io ci ho fatto il trucco oggi e mi piace. In tutti i modi in cui uno lo può fare, il trucco viene bellissimo. E poi ha una scrivenza fuori dal normale, veramente. Meno male, perché per quanto uno la paga, meno male che scrive. Comunque oggi ho utilizzato il matitone 33. Come base, sopra ho messo nella prima parte ho fatto una sorta di smokey con il Tortora. Poi nell'angolo esterno ho messo il viola scuro e poi l'ho sfumato con il color pesca, quel colore pescato. E qua ho messo l'illuminante, la parte nocciolina chiaro. Riga gli eyeliner e via. Poi sulla scrivania ho trasalo, i rossettini che tengo lì sopra nella mia bustina che metto appunto in borsa. E ammesso che io possa trovare il rossetto, che sinceramente non so dove l'ho sbulaccato, nella mia pochettina dei rossetti del periodo abbiamo la Romanesque di Chanel, che è il rossetto quello favoloso di un rosa bellissimo. Eccolo qua, fedelissimo. Potrei anche swatcharlo. Le matite per le labbra ve le ho già fatte vedere, quelle sono e quelle restano. Poi abbiamo, ecco, il rossetto di Dolce & Gabbana nella tonalità Bougainville, che appunto era dell'edizione quella primaverile, che è questo rosso, però non è proprio rosa, una punta di rosa, cioè qui sembra rosso ma non è proprio un rosso rosso, ha del fucsia all'interno e il profumo è fuori dal normale. A me piace da morire questo profumo di rossetti, veramente è fantastico. L'altro che sto utilizzando è sempre dell'edizione di Chanel, quella primaverile. La Pétillante, sì, che ha questo rosso favoloso. Che forse può ricordare un po' il Fired Up. Forse. C'è un colore del genere. E poi il rossetto Passepartout, dove sei il rossetto Passepartout? Craving di MAC, vabbè, Craving o Craving, come si fa a non conoscerlo. Guardate, l'ho già strautilizzato, vedete che la punta ha deciso di, cioè, come si fa a non conoscerlo, è questo qua. Poi ho utilizzato, vabbè, Lampone, che è la tinta questa di Wycon, che è veramente bellissima. Proprio un color Lampone. Che sulle mie labbra poi. Mie rabbia. Le mie labbra vira più al rosso. E poi ho utilizzato lo 02 dei Velvet Lipstick di Deborah. Tutti, ecco, le gradazioni per me sono tutte molto simili alla fine. Non si capisce che colori mi piacciono, in effetti, no, devo dire che non si capisce. Quindi, questo è tutto quello che si trova nella mia postazione make-up di febbraio. In realtà, per certe cose anche di marzo, però comunque questo è il trucco che riguarda tutto il mese di febbraio. Quindi vi saluto. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!